Let's get down to business to control the world. But I don't think I'm ready. Shut up, you nerd. Ok, basta, possiamo anche finirla, che sennò ci mettono in diritti. Ah no. Ok, ciao amici, benvenuti su Pokémon Smeraldo. Qui con i vostri amiconi di sempre, Zeffo e Paco. E siamo da Norma, andiamo. Oh, wow, ho vinto. Ma che... Si chiama doppio calcio, madafaka. Si chiama non ho doppio calcio, madafaka. Il dottor Calcestruzzo dice: best nome di sempre. Esatto. Scusate ragazzi, ma non capite niente. Il motivo per il quale le hack di terza ripropongono gli stessi eventi senza mai cambiare l'inizio è per dare al giocatore quell'ideale di nostalgia e comfort, facendolo sentire sicuro. È una morale che l'uomo ha ormai introiettato e superato, perdonatemi. Io t'ammazzo. Fai altri post del genere perché sono magnifici, ti prego. Allora, poi abbiamo Ninian the Dragon Dancer, direttamente da Fire Emblem 7 a quanto pare. Ehi, sono nuova qui e non ho domande da farvi. Sto abusando di questo hashtag solo per farmi notare. Ci sono riuscita? Hope Pauk Senpai will notice. Ho capito perché esiste quell'hashtag. Caterina Ciulla chiede: visto che è morto, cosa ne pensate del meme Shooting Star? Che mi ha sempre fatto schifo. Indifferente, cioè era carino all'inizio, poi basta. Sì, è come ogni meme che poi tranne somebody once told me, he once told me the world is gonna roll. Poi GoldFox98 chiede: quanto vi piace Steelball Run da 1 a 14? 7. 17! C'è anche di più, no? È veramente bello Steelball Run. Rispetto magari a un Vento Aureo che mi piace di meno, però so gusti. E Gyro Best Brojo. Freedom33 chiede: se ne aveste l'opportunità in un futuro Mystery Dungeon, chi scegliereste dei 721 Pokémon per essere il vostro personaggio? Ah, io Quillfish tutta... Guarda. No, lui risponde: io Quillfish tutta la vita. Bravo. Bravo. No, io sinceramente, finché lasciano Ginger selezionabile, sono contento. Stampis che via. Darky701 chiede: quattro domande addirittura. Attenzione. Secondo voi, molti hack sono state penalizzate dalla presenza dei fakemon della dubbia bellezza? Se sì, quali sono i casi più eclatanti? Tu non segui abbastanza il canale, evidentemente. Eh no, quella per eccellenza non l'abbiamo ancora portata. Marble. Insomma, non che il predecessore fosse molto meglio. Sì, ma Marble è veramente un obbrobrio. Vabbè. Prima di Stunfisk e Infernape, quali erano i vostri Pokémon preferiti? Beh, questa è già più interessante. Io penso Swampert, mi piaceva parecchio, ho preso Mudkip in terza tra l'altro, ed è diventato uno dei miei Pokémon preferiti. Forse Vulpix, sì, Vulpix. Zeffo, cosa temi di un ipotetico remake di Sinnoh, tipo che rimettono gli errori di Horas? Io temo che lo facciano. Temo per la semplicità. Temo che mettano le mosse Z al posto delle Mega. Io non voglio le mosse Z, mi fanno schifo. Cioè preferisco di gran lunga una Mega Evoluzione di... cazzo ne so io... Pibarel piuttosto che le mosse Z. King Ma ci chiede: quale nuova Mega Evoluzione vorreste? L'hanno già chiesto. Sì, ma io penso un Mega Dunsparce ci vorrebbe. Marco Sosione chiede: oggi ho un po' di domande. Prima, Bergamo merda? Sì. Indifferente, sinceramente. E comunque il fiume Olio è bresciano. Ecco. Fanservice, sì o no? E Bergamo è il Nord. Bergamo è il Nord, Brescia è lo Shido? Certo, certo. Allora, poi la seconda domanda è: fanservice, sì o no? Quando è troppo? Fanservice sì, ma è troppo quando cioè devia completamente l'opera stessa. Tipo, l'altra volta si stava parlando di Egg School of the Dead.
Quello è un fanservice fatto male. Altra domanda. Che problemi ha Paco con Surskit? Eh? Che problemi ho con Surskit? Non capisco appunto. No, ti ricordi quella volta in Reliquia Gotica quando è comparso Surskit e io praticamente ho fatto un orgasmo manco bambina che va a un concerto dei One Direction? Perché Masquerade è uno dei miei Pokémon storici che al tempo avevo chiamato Nonno Libero. Non mi ricordo bene perché l'avessi fatto, però c'era. Per cui ogni volta che vedo un Surskit mi emoziono, anche perché come Pokémon è figo, il typing colottolo acqua è molto bello, solo che dopo diventa un colottolo volante. Ringraziamo Golisopod che almeno è tornato col colottolo acqua. Poi, ultima domanda, quarta domanda. Qual è la best waifu di JoJo? Speedwagon? Shinobu. Ah, ok. Shinobu. Ma sì, in effetti. Quinta domanda. Simone Olla chiede, e questa qua è una domanda interessante che risale un po' di tempo fa. Dove è nata l'idea, prendi un respiro profondo, delle Arashmemas? Chiedete a Jack. Vi facciamo un piccolo riassunto. Eravamo in live, penso per vedere i campionati mondiali, e a un certo punto ci fissiamo col fatto che Arash, essendo un pochino scuro di pelle, sia in realtà uno schiavo nero che viene mandato ai campionati mondiali per vincere il premio, darlo al padrone in cambio di una ciotola di riso. Per cui da lì Jack ha cominciato a fare le meme su Arash, sul fatto che sia sfruttato, che dobbiamo aiutarlo. È stato magnifico. Giovanni chiede, niente domande sconce tra l'altro questa volta. Politicamente siete di destra o di sinistra? Sas. Sus. No, non facci domande sulla politica che poi è una rottura di balle secondo me. A parte che non mi interessa. Neanch'io. Ah, voi giovani dovreste interessarvi di politica ai miei tempi, quando non c'avevo ancora le rughe sul cazzo. Ma a parte quello, a voi che cazzo dovrebbe fottervene? Ok, Mirvo. Oh mamma. Chiede, il gruppo Telegram è stato un errore? Sì. La domanda 2, per cui lo sbattiamo fuori dal gruppo anche se l'ha fatta apposta, spin-off Pokémon preferito? Penso che sia Pokémon Ranger. Pokémon Channel è veramente il best spin-off. Sì. Cosa fai in quel gioco? Guardi la televisione. Però puoi scaricare anche Gireci, all'epoca ero l'unico ad averlo. Poi Christian Corsi, a chi piace la magia? A Geova o a Satana? Sì. Emilio il figo, certo, i like senza motivo e non avevo domande. Oh, sparati. Pietro Tire Quazza Emperor, mi riconoscete? No. Fuck you Avon, ma se coloro un sasso di bianco, lo lancio su Marte, offro uno zaino a Paco, do fuoco alla casa bianca dipinta di arancione, limono un cuscino, imparo a volare e infine sputo su un pulcino, Zeffo diventa pelato. Fuck you Avon di The Maverick Blast, mi consigliate un moveset e degli EV decenti per uno Shaderu competitivo? Porca puttana! Questo moveset! Popo fiero! Boh, nel dubbio vai di... Ma non lo so, quel Pokémon è imbattibile. Non lo so, non mi ricordo nemmeno le mosse. L'unica mossa che mi ricordo era Pulsar, perché mi shottava qualunque Pokémon avessi in campo. Ah, bei tempi, Snakewood. Bei cazzo di tempi. No, non è vero. Non è vero, esatto. Non è vero per un cazzo. Allora, Garshom Shijinka chiede, conoscete la Tales of Series? Sì, ho scaricato, cioè ho comprato quando costava 5 euro su Steam Tales of Symphonia, però non l'ho ancora giocato. Cioè, anch'io conosco la serie, ma non l'ho mai giocata. Ce la conosciamo per sentito dire più che altro. Quindi niente, non possiamo dare un giudizio, non mi so. Piace.
Cioè, magari, dicono che sia bella. Sì, magari sul canale la possiamo portare. Cioè, io la potrò portare più avanti. Se interessa, come al solito. Non sto a perdere tempo se poi non interessa nessuno. Manui, perché mi ha detto che si legge come quello dei dinosauri, chiede: domanda bella, che genere di musica ascoltate? Un po' di tutto. Non ho preferenze, però Gigi D'Agostino nel cuore. Gigi D'Agostino. Poi Niki Nighe, come ultima domanda, chiede: adesso vi spedisco in un'altra dimensione, siete pronti? Sì, signor capitano. No. Stai zitto. Non ho sentito bene. Stai zitto. Che dici? Ci si è voluto 3 pinch. E ora non sta più fermo. Badum. Senti come sono simpatico, porca puttana. Come un pugno nel culo proprio. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Vi ricordiamo di lasciare un like, condividere. Poi vi ricordiamo anche che c'è il canale Telegram qua in descrizione e il gruppo Telegram. E poi il secondo canale. E probabilmente il prossimo video non arriverà settimana prossima, visto che è Pasqua e poi abbiamo impegni un po' tutti. Insomma, forse rimandiamo Smeralda la settimana dopo. Esatto. Vi ricordiamo che per il gruppo Telegram è un gruppo di shitposting, quindi se entrate, preparatevi al peggio. Ciao!